Cosa dicevo? Figa, ragazzi, devo sempre fare i video shorts. Ma è possibile? Un video short 67 visualizzazioni. In giro di 2 secondi, vacca boia. Adesso devo iniziare assolutamente a fare gli shorts anche del videotech, assolutamente. Ma sempre dominio. Oh, miseria. Ancora qua, che coglioni. No, ma io lo cancello, basta. Penso di aver già dato COD. Dai, cazzo. Cioè, è riuscito a venire fuori a ammazzarmi, ma si può fare, porca la merda. Si può fare, cazzo. No, no, accurati. Dovevo fare una roba, ma dove cazzo era? Mi fa cagare tutto. Oh, niente, stasera non c'è un solo verso che vada stasera non c'è uno. Figurati se riuscivo a muovermi su una cosa, figurati. Sono giustamente ultimo anche. Giustamente anche. Giustamente aggiungo. Stiamo prendendo Bravo. Strano che non arrivino anche la contraerea. Secondo me stanno andando su Alfa invece. Siamo sull'obiettivo Bravo. Siamo sull'obiettivo Alfa. Si sta spostando qualcuno. No. Obiettivo Alfa al sicuro. Però sono riuscito a
Va bene, ma... Porca puttana. Ce l'avevo anche dietro. Ce l'avevo anche dietro. Stato un pirlo. Sono stato un pirlo. Figuriamoci se riesco a farlo fuori. Bravo. Bella. Oh, che bella animazione. Sei proprio un figone. Sei proprio un figone. So, andiamo a morire. Cioè, a caso. Cioè, ha sparato a caso, non ci credo, ed è riuscito a incularmi con un colpo. Cioè, è incredibile. Non chi sei, Rambo sei, o? Oh. Ce n'è un altro, cazzo. Inculati. Scusa. No, non ha tutti gli obiettivi, sono appena preso uno. Mi sono tirato un po' su, dai. Cioè, ma adesso, ma dai, ma cioè, ma non è possibile tirargli giù un intero caricatore. Non è possibile, ma chi cazzo sei, oh? Ma chi cazzo sei, oh? Cioè, un intero caricatore, oh. E non è che ho cannato, eh. Vabbè, cioè no. Contro il livello 282, 224, 264. Era abbastanza tosto, diciamo. Comunque dovrei cambiare l'equipaggiamento. Dovrei assolutamente cambiarlo. Dovrei assolutamente cambiarlo. Vediamo se la prossima è carina. O se ci salutiamo prima. Ho bisogno di una sola live su questa cosa. Comunque gli shorts sono incredibili.
Che missione, che... Ah, ma in... figa, ho sempre quelle mappe, però. Io no, erano due, cazzo. Devi sparare a quegli altri. Obiettivo Charlie al sicuro. Ma che mappa del cazzo è? Oh, ma stasera ma solo mappe di me. Io questa non l'ho mai fatta neanche. Ma scusa. Saremo alleati, ma tu che cazzo fai lì? Scusami, c'è il tizio lì, sta lì a guardarlo. Ma che mappa è? Adesso ricarico, guarda, adesso arriva. Ma che mappa del cazzo, eh. Ma questa non l'ho mai fatta. Questa qui l'hanno inserita dopo che io non ho, più, ho smesso di giocare. Bella. Cioè, non brutta come altre, devo dire, però, eh. No, non l'ho mai vista. E vabbè, ma allora hanno cambiato anche il coso. Ma dai, non è possibile scaricare due pistole con me. Senza nessun risultato, dai. Non ho mai visto una roba così. Figuriamoci. Terribile, terribile. Ma ricarichi però? Utile. Vabbè, però abbiamo preso la vetta in un modo o nell'altro. Che cazzo. Questi erano punti utili. Ecco, le mappe chiuse. Vabbè, appena stavo dicendo, le mappe chiuse sono un po' le mie. Proteggi tua sorella. Prendiamolo. Stiamo perdendo Charlie. Obiettivo Alfa al sicuro. Obiettivo Charlie compromesso. Riprendetelo. Non distrutto. Devo ricaricare. Stiamo ricaricando e stiamo perdendo. Capro. Sto ricaricando. Sono obiettivo bravo. Il nostro una ricondizione qui in zona. Dovete muovervi però. Cos'è sta roba? Cioè giocano a rimpiattino loro due, ce l'avevi di fianco.
Sì, l'hanno nerfata una cifra la pistola comunque. Veramente super nerfata. Il nemico prende Bravo. Stiamo prendendo Charlie. Il nemico ha tutti gli obiettivi. Obiettivo Charlie al sicuro. Prendiamo Bravo. Controlliamo Bravo. Scusa. Bastardo, io stavo seguendo l'altro. Online è molto tosto come gioco. Ma no, no, è figo. Io ci gioco da una vita, però il mio ritorno è stato veramente... Ecco, appunto. Adesso inizio a parlare. Il ritorno è stato abbastanza imbarazzante, devo dire. Poi questa mappa qua, per esempio, non l'ho mai fatta. Probabilmente l'hanno inserita... Alfa sicuro. Il nemico cattura Charlie. Ocio, 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 ocio. Figa quella cazzo di portiera di merda lì. Sono arrivato. Ma questo che cazzo è? Che cazzo di roba? Cioè... Ah, è figo, è figo. Ma cosa? Oh, ce l'ho sempre dietro. Ma figa, che curioso. Approvvigionamento nemico in arrivo. Mi servono cure. Non guardiamo tutti e due dalla stessa parte, però, Gino. Gino, Gino. Pilotino. Ma io questo vorrei capire chi cazzo è. Chi cazzo è? Cioè, guarda che roba! Ma che cazzo di arma ha? No, a me l'ho fatto fuori. No, poteva morire allora, toh. Posso morire felice. Sei più forte di me. Terminator. Sì. Ma infatti stanno andando tutti, perché comunque ci sono. C'è gente che secondo me, boh. C'ha roba che non mi torna qua. Oppure sono solo super bravi, però. Ma vabbè, tanto uno me lo son portato nella tomba. Dai, cazzo. Hanno mollato praticamente tutti, cioè. Sono praticamente. No, scusa, scusa, scusa. Scusa, se scoppia la guerra non combattete con me perché vi ammazzo, ammazzo i miei compagni. Lo dico. Scusa. È strano questo qua. Strano che ha quell'arma... Shop pesante. Ma no, che senso shop pesante? Ma questo qui c'ha un... C'ha una variante, cioè... Sì, secondo me è su console, perché su console hai la mira praticamente iperstabile, ma ci sta, vaffanculo. Ci sta che abbia l'arma molto più stabile, però nello stesso tempo da super stabile a... Vabbè, comunque tutto sommato... Cioè, ragazzi, tutto sommato non è andata male. Però quel tizio lì c'è qualcosa di rotto proprio. C'è questo, ma cosa cazzo c'è? Cioè, c'è qualcosa di veramente rotto. Nel senso che shoppano perché... No, vabbè, ma io le ho tutte anch'io. Ci sono tutta una serie di varianti che non ho. Però... Boh, cioè... Mi nerfano la super pistola a Kimbo, che è veramente rotta...
E quell'arma lì, che oltretutto è un mitra, cioè nel giro di, io dico, due colpi e neanche alla testa, cioè t'ha già ammazzato. Comunque, facendo un ragionamento stile marketing, oggi ho pubblicato sul canale una specie di shorts del fatto che, come gira su PC questo gioco, molto bene, però ci ha messo parecchio per girare bene. E poi la rottura di palle, che per esempio adesso non sta girando al super top, perché ogni tipo settimana loro fanno un mega aggiornamento e questo mega aggiornamento richiede anche che tu risistemi le shader, cioè tutta una serie di, boh, di texture, di robe che devono girare in background e tu quando lo avvii devi aspettare che lui finisca, c'è una rottura di coglioni infinita, infatti l'ho saltato e infatti un po' di qualità, non qualità, comunque di non proprio super mega iper precisione 100%, quindi boh, vabbè, comunque, a parte questo dettaglio, che cazzo volevo dire? No, stavo dicendo che ho pubblicato sul canale videoludico uno short da 30 secondi perché YouTube ti dice no, ma guarda, e consideriamo che sul mio canale videoludico, cioè più o meno a parte te, Sabo, non lo guarda nessuno. Cioè, tre iscritti, due visualizzazioni quando vado proprio super a nozze, cose del genere, quindi molto triste. Però dico chi se ne frega, tanto io comunque gioco e comunque pubblico. Allora ho detto faccio lo shorts di una roba che peraltro è molto, un gioco un picchiaduro fenomenale. Io ho detto lo pubblico lì. Io ho detto lo pubblico lì, cioè, allora, tenendo conto che sul canale videoludico di media ho due visualizzazioni a video, cioè questo qua si è beccato 67 visualizzazioni, cioè è una roba fuori di testa. Veramente una cosa. Da adesso in poi mi sa che faccio molti più shorts. Solo che sul canale tecnologico, non so. Allora, adesso devo fare un unboxing di una cosa. E quindi lo farò, però. Vabbè, tutti e due non riuscivo a prenderli. Ne faccio fuori uno solo. Lì, ecco quell'arma qua, quando inizia a sparare, dicevo, quell'arma è a fanculo, devo ricaricare. Caputtana. Ryzen come si comporta con le temperature? Con le temperature molto bene, anche perché c'ho appunto Ryzen, quindi forse lo sapevi. E no, no, si comporta molto bene. Io poi ho il computer super raffreddato, cioè raffreddamento. Io non voglio il liquido, l'ho avuto mai più nella vita perché dopo 4 anni devi buttare via tutto perché comunque il liquido, il gel che c'è dentro al raffreddamento a liquido comunque dopo se ne va, cioè, poi era abbastanza rumoroso, ma no, una rottura di coglione, poi non serve a niente, solo ad aria ed è super raffreddato, no, sono molto felice, devo dire. Un po' meno di questo, per esempio. Che entra lemme lemme. Come il cammello che va a Gerusalemme. Ma che cazzo è? Ma cos'è sta roba? Quindi RIP anche per le console. In che senso RIP? Ah, per. Ah, perché tu dici che c'hanno gli AMD? No, beh, ma le schede. No, ma ah, no, il Ryzen è il processore. Schede graf. No, ha fatto il giro, maledetto, lo stavo seguendo le impronte. No, scheda grafica, vabbè, le console hanno la scheda grafica di AMD, però è super ottimizzata perché è fatta ad hoc, quindi cioè, sono fatte bene, ma su PC non lo comprerei manco una scheda AMD, manco se me le tirassero dietro. Dove cazzo sei? Non riesco a vederti. Non so dove sei, non ti vedo.
Non so, non ti vedevo, cazzo del porco. Raffreddamento liquido. Ah, ok. Anche per le console. Raffreddamento liquido per le console, no? No, non sto seguendo io. Sono un po' distratto. Quella mappa qua... Oh, stasera ho fatto il 100% di mappe che mi fanno cagare. Non ce n'è una che mi sia piaciuta. Ce ne sono tantissime belle. Ovviamente ho sparato a quello che è già morto da altri e non ho ammazzato quello che avevo davanti. È lì. No, non morire qua. T'ho visto cecchino di merda. Vediamo la mappa qua, non la conosco benissimo. Anche questa l'hanno aggiunto molto tardi. Sto perdendo una sega di obiettivi che fanno molto punti. PS5 è raffreddamento a liquido metallico. Ah no, vabbè, ma non è raffreddamento a liquido, no. Non è raffreddamento a liquido, è liquido. Occhio che c'è qua. Raffreddamento a metallo, non so come si chiami, ma è una roba un po' particolare. Che tra l'altro c'era... Ah, eccole qua, sicuramente sei sceso, Sei sceso, sei morto. È un po' particolare come discorso. C'era anche il discorso che tutti dicevano di tenerla in orizzontale, non in verticale, perché praticamente scendeva, si muoveva, una roba del genere. E la puntata potrebbe calcolare... Ah, ecco, quello lì, bravo, sì, esatto, quello lì lo dicevano. Pare che però... Allora, francamente, detto tra me e te, io la tengo in orizzontale... Dopo che ho letto questa cosa. Eh sì, giochiamo a rimpiattino, io e te. Però tu muori. Giustamente, poi pago anch'io. Quindi, dopo che ho letto quell'articolo lì, la tengo soltanto in orizzontale. Confesso. Però pare che secondo alcune fonti, voci, test e tutto... sia in realtà una totale stronzata. Cioè che comunque non ci sia un problema. Detto ciò, l'anno prossimo vado sicuramente di PlayStation 5 Pro, la venderò comunque bene, quindi me ne frega anche un cazzo. Anche perché comunque c'ho TV 4K, HDR, tutti i cazzi mazzi, eccetera eccetera. Io la tengo verticale dal day one. Ah, ok, giustamente. Cioè, tu dici, giustamente, ho letto sta cosa, ma me ne frego, bro. Sì, ma no. Dovrebbe essere comunque una stronzata, eh. Cioè, quindi, vivi tranquillo, ok. Io per quello che la uso, la rivenderò come nuova. No, nel senso che la uso per le recensioni, la uso sicuramente per qualche gioco. Cioè, la sto usando praticamente per un cazzo di niente. Cioè, anche perché sono sempre su PC. No, perché? Perché devo cambiare arma quando c'ho il tizio lì? Perché? Perché? Maledizione del perché. Perché? Idem, la venderò per la Pro, sì. Ma anche perché la Pro comunque dovrebbero garantire il 4K 60... Vaccati. 4K 60, insomma, comunque sarà una roba più figa. Poi, soprattutto... molto probabilmente mi daranno GTA. Ho soltanto voluto... Beh no, ma la Slim è proprio una stronzata, cioè nel senso, francamente, cioè è proprio uguale. Cioè non ha nessun cambio, nessuna... Cioè! Vabbè, ammazzami così almeno. Mamma, quella mappa quanto mi fa cagare pure questa. Tutte le mappe che fanno cagare le ho beccate stasera. Tutte le mappe nuove.
No, dicevo, la Slim è proprio una cazzata. Cioè, nel senso, loro hanno cambiato forma. Ricordo che avevamo bisogna aspettare direttamente PS6. Ma no, secondo me. Bah, nativi, sì, probabilmente sì. Si andrà anche ai 120 o robe del genere, sì, probabilmente sì. Però stavo dicendo, molto probabilmente da recensire mi daranno GTA 6. E sicuramente GTA farà schifissimo su tutta quella generazione qua. Tutta, tutta, tutta. Come è stato. GTA 5 per la PlayStation 3 è una merda, sulla PlayStation 4 una merda, sulla PlayStation 4 Pro una merda ed è un capolavoro su PlayStation 5, cioè veramente GTA 5 su PlayStation 5 è un capolavoro, cioè sembra un gioco nato per PlayStation 5, è incredibile quanto cazzo è bello, è incredibile. Vabbè dai, basta sti cazzi di elicotteri, hai rotto i coglioni. Ah, non era un elicottero, era solo uno stronzo. No, anche questa partita è andata a puttane. Però tanto ormai sono tutta puttane, quindi è inutile stare qua. Perché comunque GTA 5 nasceva molto molto oltre rispetto alla generazione per la quale era stata fatta. Io le ho giocate tutte, su tutte le cose. Solo su PC era bello, però anche su PC era troppo pesante. Cioè, non lo so. Sicuramente, per esempio. Che cazzo è? Ancora gli aerei, ma che coglio, ma chi cazzo li ha inventati gli aerei in un gioco dove la gente si deve sparare? Ma vaffanculo, ma la gente si deve sparare! Figa che due coglioni, sti Harrier, gli elicotteri, e il cazzo che li manda. E ste mappe di figa. Stavo dicendo che però Red Dead Redemption è assolutamente super ottimizzato, è stato super ottimizzato. Ripeto, l'ho giocato su PC, però, cioè, giocato su PC è stata una roba paurosa. E poi soprattutto era talmente ottimizzato che con una scheda grafica di merda, Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 era veramente una roba micidiale proprio. Veramente micidiale, ci ho passato più di 200 ore. Secondo me lo ottimizzano come Red Dead Redemption 2 molto bene, e sia dal punto di vista tecnico che della cosa, perché ormai hanno un know-how molto particolare, cioè loro come team hanno un know-how anche del loro motore che molto probabilmente è lo stesso che portano avanti, evolvono, eccetera. È ovvio che PlayStation 3 soprattutto, ma anche PlayStation 4 è veramente un'altra roba. Qui con PlayStation 5 si ha dei mini PC e con mini non intendo neanche così tanto mini. È una configurazione a livello medio alta. Media, dai, media, adesso non esageriamo. Quindi secondo me, se sono abbastanza intelligenti da tenere su PlayStation 5 anche le risoluzioni più basse, perché alla fine uno dice a me di GTA. Dammi il Full HD, non me ne fotte un cazzo del 4K, mi dai il Full HD ma me lo dai ben ottimizzato. Se sono intelligenti da non dover fare quell'operazione di marketing del cazzo per cui per forza ci deve essere il 4K, che ovviamente ti ammazza le prestazioni, secondo me ci poteva stare. Però è tutto da vedere. Lo avviai su un laptop. Minchia. Allora, tu fa conto che io l'ho giocato. Allora, uno che conosco l'ha giocato su una 970, GTX 970, e neanche malaccio. Io l'ho giocato tutto con una 1080 Ti, mettendo quasi tutto al top, ed era veramente pazzesco, pazzesco. No, cioè, ma da fuori di testa. Da fuori di testa. Se fossero riusciti a creare un sistema per il quale ancorare i giocatori a, come
a quel tipo di mondo, trovando sempre qualcosa. Io so tipo 200 e passa ore tra single player, fatto tutto. Tra single player e multiplayer. Però purtroppo non, dopo mi sono rotto le palle. Cioè, non ho rotto le palle, proprio non c'era più nulla, non c'era, alla fine ho detto basta. Ecco, perfetto. Chi è il primo stronzo? No, sono il secondo stronzo. Fanculo, questo qui è fatto apposta, eh. Che cazzo è che l'ho ammazzata? Oddio, io S17, perché? Che problema ti fa? Ma dove cazzo sono? Oddio, che palle, sti merda di cecchini. Ovviamente se io entro qua loro saranno anche qua. Che cazzo sono? Ah, qua. Cioè non riesco a starci dietro. Stesso audio però S16, ma come mai? Che problema? Non ho capito l'audio però. Cazzo. Cioè sono riuscito ad ammazzare il tizio. Ma comunque con l'arma qua, il fucile qua è incredibile. Ah no, merda! 6 ore per ricaricare, maledizione. Batteria iPhone mandata forse. Asse? Asse? Ma come mai? No, io non ho problemi. Però ti confesso che non riesco a rendermene conto perché una volta ero super attento col mio iPhone. Affanculo. Ma con quello aziendale purtroppo non me ne rendo più conto perché devo continuamente caricarlo spesso perché mi serve per lavoro, quindi per me vince. Vince tantissimo la. E sono in testa, ragazzi, per poco, però sono in testa. E quindi purtroppo è così. Purtroppo va così, non so cosa farci. Cioè lo devo caricare proprio spesso. Poi noi, quelli aziendali, ovviamente sto parlando, li cambiamo ogni 2 anni, quindi noi non ce ne rendiamo proprio conto del. Infatti io tra l'altro spero che ci diano l'S. Dovrebbe uscire l'S4 quest'anno. Speriamo che non sia 2025, come invece voglio alcune indiscrezioni. Diga, che palle quell'affare lì. iPhone 14 liscio, da quando l'ho acquistato il consumo di. Ah, figa. Allora, tieni conto della qualità comunque di con cui fanno le batterie, che io. Mi avrà ammazzato? Che io. Ho un iPad che ho appoggiato al. E tu che stai qua? Stai qui a giocare con gli altri? Mi ha ammazzato anche la tizia. Ho un iPad appoggiato al tapirulan per correre, ok? Ok, quindi è l'iPad 1 che ho più. No, non ho proprio dei tempi dell'uscita. Penso di averlo comprato, ma entro un anno da quando è uscito. Quindi tu fa conto da quanti secoli ce l'ho. Allora.
Allora, tu fai conto che lo tengo sempre acceso e lo metto in stand-by quando... Lo tengo in stand-by quando non lo uso, ok? Non lo spengo mai, è sempre in stand-by. Corro 3 volte a settimana, lo uso quindi 3 ore a settimana e mi fa un'ora... Scusate, mi fa 1 mese di carica da quando ce l'ho. Ok, quindi lui si fa 1 mese di stand-by. Qua se non avesse avuto qualcuno che mi sparava in testa da dietro. Ah, perché c'è l'elicotterino di figa. Anch'io ti sparo. Maledetti cecchini, oh. Te? Eh? Anche tu? Non ti fai i cazzi tuoi, eh? Tacci tu, wow. E questo? Eh no, anche lui ha giocato al mio stesso gioco. Oh, ragazzi, sono il campione della partita. Possiamo dire che sono il campione della partita per una volta. In questa sessione un po' de merda. Sono il campione proprio, imbattibile, imbattuto. Eh no, ormai imprendibile, oserei dire anche. Ho visto un'ombra. Cazzo stavo... No, le ho ammazzate tutte e due. No, mi spiace amici. Qui non c'è proprio trippa... Non c'è proprio trip advisor per gatti qua. Simone champion, yes. No, gatto ho fatto... No, quell'arma qua è incredibile. Adesso parte tutto, è veramente incredibile. Però detto ciò, dovrei usarla più spesso. Ma detto ciò ho fatto una serata di merda, cioè ho proprio giocato di merda io, con le mappe mi facevano cagare, anche perché ci sono mappe in cui uno riesce meglio e mappe in cui uno riesce peggio, questo è giusto dirlo. Possiamo assolutamente dirlo con una certa... Non è che tutti siamo bravi in tutte le mappe. Bastardi. Figa, 5.000, porca troia. Però siamo tutti allo stesso, più o meno allo stesso livello. Questa ragazza ha una differenza enorme. Questa ragazza ha una differenza enorme. E quando ce la si gioca alla pari è tutta un'altra vita. È tutta un'altra vita. Lì siamo tutti allo stesso livello. Quando ti ritrovi contro livello 500 o quella merda che... A cui magari tu spari e quello stronzo non muore, è difficile. Proverai lo sparatutto free to play, oddio quale, ce ne sono parecchi, ma forse ho già capito cosa ti intendi, l'ho già provato e mi fa cagare. Comunque ho capito cosa volevi dire. Quel, sì, boh, adesso non mi viene in mente il nome, ma l'ho dovuto provare... Redazionalmente parlando mi ha fatto veramente cagare. No, ma più che altro non l'ho capito. Non l'ho proprio capito quel gioco lì. Quindi dopo mi ha fatto girare i coglioni, poi no. Cioè mi ha fatto arrivare dietro di lui. E comunque non è andata bene lo stesso. Sì, the finals. Una puttanata del genere. Sì, no, zero, zero. 0-0. Vaffanculo, stavo cambiando l'arma.
Ma il nemico non è in testa perché sono in testa io ed è impossibile riuscire a fare... No, ma adesso a parte tutto è molto particolare, cioè... Allora, mi è piaciuta l'idea di fare qualcosa di molto diverso, non c'è niente come quello. Ed è molto bello quando spara... Allora, mettiamola così. È comunque molto bello quando spari. Però... però è molto arzigogolato, perché tu praticamente devi, per almeno quasi tutte le missioni che ho fatto io, prendi dell'oro in certi posti e poi devi e poi distruggere tutto per arrivare a prendere questo oro qua, e poi lo devi andare a portare in una specie di banca e in base a quello che tu fai, eccetera. Il problema... Boh, il problema è che non funziona benissimo. Facciamo l'ultima, dai, poi basta. Poi vado a letto. Perché sono anziano. Faccio proprio l'ultima. No, l'ultima qua non la farò mai. Quindi esco. E quindi no, morale non è andata così. Allora... No, cazzo, c'è arrivata una terza persona. Allora facciamone un'altra, dai. Facciamo l'ultima della chiusura. Tanto dei tre che stanno guardando, se volete iscrivervi al mio canale o se volete saltare in chat, volentieri. Qua si gioca solo male. Infatti c'ho scritto si spara a caso. Però metterò la copertina di questo video con la mia prestazione dove sono arrivato super primo. Adesso speriamo di non avere una mappa di merda. Io le ho, ci sono delle mappe fantastiche, io le amo. Sì, ma ho riscattato GTA 5, non so dove l'hai riscattato, ma è fantastico. Piccola confessione, io l'ho giocato su, non so, anche questa. Ah no, questa è bella, ah, sì, questa mi piace, tramite PlayStation. Ah ok, allora, ah no, figa, no, su PlayStation 5. Sì, assolutamente, goditelo, bellissimo. Dico, per assurdo, secondo me è meglio GTA 5 su PlayStation 5 rispetto al PC, nel senso che su PC ovviamente hai una super scheda grafica, ci metti tutto quel cazzo che vuoi, però per assurdo l'hanno talmente ottimizzato bene, studiato specifico per PlayStation 5, che ti dico quasi è meglio. È incredibile come hanno fatto le ombre, il tutto, cioè proprio è un gioco inarrivabile, ragazzi, cioè, c'è un cazzo da fare. Potete dire o fare tutto quel cazzo che volete, è inarrivabile. Ecco, ok, bravo, però... Cazzo, devo cambiare arma, come cazzo devi fare a cambiare arma? Il nemico ha preso Bravo! Granata partita! Stiamo prendendo Bravo! Siamo sull'obiettivo Alfa! Controlliamo Alfa! Stiamo perdendo Charlie! Ce l'avrò dietro, sicuro. Stronzo. Hai piperita patti, levati dal cazzo.
Ragazzi, l'ho detto, ho guffato le mie prestazioni. È qua. Preso. Vabbè, intanto l'ho preso, vaffanculo. Con 6 euro ti danno la Trilogy. La Trilogy fa cagare il cazzo. Ho recensito pure quella. La stanno risistemando, ma ottimizzata con il culo. Ciao, amico. Ah, ma cazzo, ma io c'ho una marea di roba da usare, cazzo. Giga tripla addirittura. Lancio una granata. Figa, sono tutti qua. Ma ragazzi, ma che cazzo sono? Vedete comunque adesso, a parte gli scherzi, che ovviamente sto scherzando, non sono assolutamente un gran campione, però ho iniziato con 57 partite di merda e il motivo è che quasi sempre vi piazzano in partite, cioè, dove siete a dei livelli assolutamente sfasatissimi, quindi il vostro risultato vi fa sentire un po' delle merde, ma non lo siete, quindi abbiate fede e continuate a giocare. Cazzo, devo ricaricare. Ragazzi, non ho munizioni per tutti, purtroppo. No, ma poi sai cosa c'è? Io ho giocato... Aia, sono morto. No, non sono morto. Sì, sono morto. No, sai qual è il discorso poi della GTA Trilogy? Che il grosso problema è che purtroppo è invecchiato male. Cioè, non c'è un cazzo da fare. Io li ho giocati su PC, ricordo che era un miracolo vedere, immaginare... un mondo, l'open world, cioè l'open world lo ne parlano tutti, sono qua, amico, ti sei perso, ma io sono qua. Dicevo, di open world ne parlano in tanti, ma in realtà solo loro hanno creato l'open world, e quando c'era GTA 3, figa ragazzi, cioè, un miracolo. Veramente un miracolo, non ho mai visto una cosa del genere. Andavate in giro, la metropolitana, ricordo quando c'era la metropolitana, c'era una cosa pazzesca, PlayStation 2. Io ovviamente lo facevo su PC, però per dire, era una roba pazzesca. Adesso ti dico, è invecchiato proprio male. Figa, ma anche qua, ragazzi, stiamo staccando tantissimo gli altri, Cioè, veramente sto staccando tutti un cifrone. Magari adesso mi stravolgono tutto. Fa capolino. Ma ce n'è un altro, secondo me. Ah sì. Figa ragazzi, ma che cazzo sta succedendo? Sì. Ah, lì.
Tripla uccisione. Non guardo neanche i punti perché secondo me sto facendo veramente... Uavi, fine autonomia, è rientro. Vabbè. Radar portatile posizionato. Mi è tornata la voglia di giocare a COD. Ecco, adesso mi è appena passata. Figa, però quasi doppio degli altri, cazzo. Si dice che forse faranno un reboot della serie Arkham, un reboot addirittura, no, sinceramente mi ha rotto il cazzo, proprio basta Arkham. Giocato, li ho giocati tanto, però mi hanno veramente... Cioè, ti dico, anche loro... Minchia. Anche loro quando sono usciti ho detto wow, 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 ma poi soprattutto... Ecco, uno dei capitoli meno apprezzati, secondo me invece il più bello di tutti, è stato Arkham Knight. Arkham Knight, ho detto, porca di quella... Mi lo sono addirittura ricomprato perché me l'avevano passato su PlayStation, non mi ricordo. Comunque l'avevo stragiocato, però l'avevo completato e poi ho detto addirittura, quando c'è stata una super offerta, ho detto... Lo devo assolutamente comprare su PC e farmi tutto, perché c'erano una marea di missioni bellissime. Ma veramente Arkham Knight è stato... la miseria, ho detto... Che cazzo di gioco hanno fatto? Però... Dopo alla fine non l'ho fatto. Quei giochi che poi alla fine ho comprato e non ho giocato. E anche aggiungo... Vabbè, qua c'è anche qui... quei giochi che ho preso non ho finito, però ecco, dubito fortemente anche su Arkham di tornare a giocarli, cioè o mi ristravolgi il tutto, se no non lo so. Poi soprattutto loro hanno un sistema di picchiaduro molto bello, fantastico. Arkham ha un picchiaduro fantastico. E soprattutto in Arkham Knight c'è questa logica della Batmobile fichissima. Anzi, cioè quando qualcuno mi chiede qual è la Batmobile number one at all, assolutamente la Batmobile di Arkham Knight. Cioè, quella lì è Trilogy Next Gen, l'ho riscattato tramite Free Flow, ok. Quella Batmobile lì, cioè anche chi ha progettato quella Batmobile lì, cioè pazzesco. Poi il fatto che Eietti Batman, cioè guarda che anche a livello di immaginazione, cioè lancia fuori Batman, poi lui vola, che tra l'altro hanno, cioè non è che hanno inventato qualcosa, cioè hanno usato in un videogame qualcosa che comunque nessuno aveva mai pensato di fare né al cinema né al resto, quindi sono riuscito a fare veramente una roba esagerata. Purtroppo però aveva comunque un po' di difetti, cioè la parte picchiaduro dovevano, cioè l'hanno inventata bene, bella anche l'idea che tu se non vieni colpito aumenti, cioè bella, però quella parte picchiaduro me la devi comunque modernizzare, rifare, rivalutare, la rivoglio completamente diversa. Però quella c'è e secondo me me la devi rifare completamente.
Mi fai un open world, stavolta open world, ok? Quindi mi ridisegni proprio una Gotham o quella cazzo che vuoi, però Gotham, che più ha senso Gotham, ridisegnata dove puoi girarlo effettivamente, quindi mi devi fare una roba del genere, quindi è un investimento veramente galattico. E poi mi fai una marea di ammenicoli, la parte investigazione anche lì va un po' rifatta. Bella, sono d'accordissimo. Esatto, ah sì, il free flow era il sistema, intendevi. Sì, assolutamente. Tra l'altro brevettato ed è lo stesso anche di cosa, se non dico una cazzata, anche di della Signora degli Anelli, credo, magari invece dico una cazzata. Quindi sì, però ti dico, ecco, allora, se me la rifanno in HD o anche beh, non me ne fregherebbe nulla. Rigiocherei però un nuovo capitolo, ma anche lì me lo devi, che gli hanno rubato roba. Eh sì, mi spiace. Ovviamente sono sempre danni enormi, quindi cioè, mi spiace per loro, francamente. Va bene. Allora, avevo promesso un'altra partita, la partita c'è stata. Io ti saluto, ringrazio te e ringrazio i due o tre che hanno guardato. Spero che qualcuno si sia iscritto. Non so se qualcuno si è iscritto, però vabbè, spero che lo abbiano fatto. Domani però sicuramente troverò un'altra oretta per farmi ancora di Zona Sunshine 2, che poi porto su YouTube. Io ti ringrazio e ringrazio tutti quelli che guarderanno questo video in differita. Come sempre, tante cose buone. Però mi sa che COD lo riporto. Cioè, COD potrebbe tornare ad essere un appuntamento streaming fisso. Tra l'altro, non so se hai visto tra le offerte, e poi vado, tra le offerte di Epic, ma mi sa che farò. Adesso la butto lì, non sono certissimo, però dovrei fare Alan Wake 2, Dead Island 2 completissimo col DLC, che però ho già cambiato idea perché pare che il DLC faccia cagare, quindi probabilmente farò Dead Island 2 liscio, e Witchfire, che ho provato in demo ed è fighissimo. Quindi probabilmente farò quel trittico qua prima di gennaio. Ambientato nel futuro, Bat ah, un Batman del futuro? Beh, già quello non è male. Deathloop, bravo, quello sarebbe anche quello da portare. Non, allora, io l'ho riscattato, mi sa che l'ho perso. Cazzo, sì, perché ormai c'è un altro super giocone. Purtroppo sì, Deathloop è bello. Tra l'altro, mi sa che anche quello non mi sarebbe dispiaciuto portarlo. È un gioco che va capito, da quello che ho capito. Però Deadloop sì, si potrebbe fare, si potrebbe fare. Bene, ringrazio tutti ragazzi. Comunque si tornerà a giocare sicuramente a COD, che ormai lo riporto sul canale, quindi è fatta, ormai COD è COD e lo si riporta. Io intanto vi ringrazio tutti quanti, iscrivetevi al canale, non perdetevi nulla, c'ho un fottio di roba che sto caricando anche su YouTube. Anche DNF, se riscattalo, adesso c'è DNF che è molto bello, mi raccomando. DNF è fighissimo, anche per chi non è un super campione del picchiaduro, ma è un gioco bellissimo, ben calibrato, ben studiato, merita, merita, merita. Grazie ancora Samu, grazie a tutti, alla prossima e ciao.